Blebla, oggi qui a Soverato per questa bella iniziativa Non mi rifiuto, che coinvolge tutti i ragazzi, i bambini delle scuole. Sì, è un'iniziativa secondo me molto importante, anche perché ne va del loro futuro, insomma, quindi diciamo, come dico appunto nella canzone, non sono rifiuti, ma sono, cioè ricicliamo la roba vecchia per crearla nuova. Quindi. Voi state portando avanti appunto questa campagna di informazione e sensibilizzazione in tutta Italia. Come nasce l'idea? Dialogo nasce dall'iniziativa di Ancitel, che mi ha proposto questa cosa che ho sposato molto volentieri, anche perché per il progetto e tutto quello che comporta anche l'andare a giro in tutta Italia con tutti i bambini, anche se sono un po' rumorosi, però va bene, lo deve fare, quindi sono molto contento di questo e speriamo di continuare a girare ancora. Sicuramente il messaggio arrivando, toccando proprio le generazioni più piccole, più giovani, arriva forte e chiaro? Certo, anche perché comunque, come dicevo prima, sta tutto a loro, poi ne va del loro futuro appunto, quindi perché no, ricicla, riusa. Il comune di Soverato, assessore Pezzaniti, ha aderito a questa interessante iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e da ANCI, e tra l'altro ecco, avete toccato pressoché tutti gli istituti scolastici di Soverato con l'accordo anche del piano di azione. Di cosa si tratta? Allora sì, abbiamo puntato proprio sulle scuole perché è da lì che partono gli insegnamenti in tutti i campi e credo sì che sia stato il modo migliore per poter pubblicizzare l'azione che è appena iniziata, come dicevo proprio da come dicevamo prima, proprio da oggi, e che apre la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Abbiamo puntato su Blebla come diciamo per trasmettere in maniera simpatica e che potesse arrivare alle persone a cui ci stavamo rivolgendo, quindi gli studenti. Qual è l'importanza della raccolta differenziata, cosa vuol dire, ma non è solamente una questione puramente economica, ma è uno stile di vita e soprattutto parliamo di una cosa molto importante, ci tengo tantissimo a dirlo, le condizioni climatiche. È impattante per l'ambiente e tutto ciò che stiamo facendo ci porta a ridurre anche l'inquinamento. La giornata è andata a buon fine, sono veramente contenta. Ha partecipato anche l'assessore all'ambiente, l'assessore regionale Antonella Rizzo, si è detto molto soddisfatta di questa iniziativa, per cui ha abbracciato quello che noi siamo andati ad affrontare e che affronteremo da qui a questa settimana. Per quanto riguarda la raccolta porta a porta a Soverato, qualche criticità si riscontra ancora, come si intende superarla? Allora, abbiamo penso detto già più volte che l'importante, anzi era fondamentale iniziare, questo l'abbiamo fatto. E adesso stiamo puntando al miglioramento e sicuramente da qui all'estate prossima saremo in grado di affrontare una stagione nel modo migliore, visto che diciamo che per come vive Soverato è il momento in cui c'è più flusso, quindi ci sono più problematiche, soprattutto da questo punto di vista. Stiamo valutando l'idea di creare anche di inserire nel porta a porta anche la raccolta del vetro, perché purtroppo le campane attirano ancora qualcuno, grazie a Dio diciamo qualcuno, non è la stragrande maggioranza, a portare i rifiuti, a depositarli accanto alle campane. Voglio approfittarne per dire che visto l'orario e il cambiamento, diciamo l'isola ecologica ha dei nuovi orari che prevede il lunedì, il mercoledì e il venerdì un anticipo rispetto a prima che era dalle 13 alle 19, adesso sarà dalle 10 alle 16, mentre rimane invariato il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8 alle 14. Ne approfitto per dirlo anche alla popolazione. Non mi rifiuto.